Buongiorno e oggi parleremo, o meglio, inizieremo a parlare dei flussi di fluidi comprimibili. Allora, fino ad adesso, fino alle scorse lezioni, abbiamo parlato dei fluidi incomprimibili. E quindi sostanzialmente abbiamo limitato la nostra attenzione di fatto a fluidi che effettivamente sono incomprimibili come liquidi, oppure a fluidi gassosi ma che si muovono a velocità contenuta. E abbiamo detto che il numero di Mach deve essere minore o uguale a 0,3 per poter ritenere con buona approssimazione che anche un gas si comporti come un fluido incomprimibile, ovvero la variazione di densità è di fatto al di sotto di un certo valore che riteniamo, come dire, accettabile in termini. Bene, oggi invece guardiamo appunto i fluidi comprimibili e porremo particolare attenzione sui fluidi comprimibili che possono essere trattati come gas ideali. Va bene? Quindi in questa categoria, per esempio, rientra un flusso d'aria ad elevata velocità. Okay. La prima cosa che su cui dobbiamo porre l'accento è che se quando in fisica tecnica termodinamica, trattando i sistemi aperti e quindi scrivendo il bilancio di energia, di massa, di entropia, eccetera, con un sistema aperto, è stato utile unire sotto un unico termine chiamato entalpia H, l'energia interna più, diciamo così, tra virgolette, l'energia del flusso, quindi P per V, quindi questa grandezza H di fatto per un flusso che avesse termini trascurabili di energia, quantità trascurabile di energia cinetica e di energia potenziale e in assenza di evidentemente calore e lavoro scambiato, di fatto questo H rappresenta l'energia totale che è una corrente fluida possibile. Ok? Ora, quando ci spostiamo da queste applicazioni che erano comunque sempre relative a fluidi con velocità relativamente bassa e ci spostiamo invece da applicazioni ad elevata velocità, applicazioni per le quali il termine V quadro mezzi, che è l'energia cinetica, non è trascurabile, risulta essere utile definire una grandezza che chiamiamo H0 e che è l'entalpia di ristagno, che raggruppa l'entalpia e appunto l'energia cinetica in questo modo. E questa grandezza, nel caso di un flusso di fluido comprimibile che abbia variazioni trascurabili di energia potenziale gravitazionale, ovviamente in assenza di scambio energia meccanica e termica, di fatto rappresenta l'energia totale associata a questo flusso. Questo significa che se analizziamo per esempio il caso di un flusso in un condotto adiabatico quindi potrebbe essere un ugello, un diffusore o altro, in assenza di lavoro d'elica possiamo dire che definite con 1 e 2 le sezioni rispettivamente di ingresso e di uscita possiamo dire sicuramente m punto con 1 uguale a m punto con 2, ma
H più H1 più Q con 1 quadro mezzi è uguale all'entalpia di cristallo nella sezione 2 è uguale ad A nella sezione 1 è uguale ad H2 più Q2 quadro mezzi è uguale all'entalpia di cristallo nella sezione 2. Quindi questo significa che l'entalpia di ristagno di fatto si conserva passando dalla sezione d'ingresso alla sezione d'uscita. Ripeto, nel caso di condotto adiabatico e in assenza di scambio di energia meccanica. Allora, questa osservazione ci consente anche di approfondire il concetto di entalpia di ristagno e in generale di grandezza di ristagno. Infatti, se io immaginassi di rallentare il flusso, sempre adiabaticamente, fino ad avere nella sezione di uscita velocità nulla, allora a questo punto quello che otterrei è che H1 più W con 1 quadro mezzi è uguale ad H2 più questo termine di velocità che non c'è più perché abbiamo rallentato il flusso, ripeto, fino a fermare. E in base a quello che abbiamo detto prima, questo primo membro è uguale all'entalpia di ristagno in 1, il secondo membro è uguale all'entalpia di ristagno in 2 e in questo caso l'entalpia di ristagno coincide proprio con l'entalpia in 2. In altri termini, l'entalpia di ristagno può essere definita come l'entalpia di un fluido che venga rallentato adiabaticamente fino al completo arresto. Seguendo questa trasformazione, quindi, questo termine W1 quadro mezzi va a finire dentro all'entalpia H2. Quindi c'è un incremento di entalpia del fluido in uscita che può essere registrato, misurato, attraverso una variazione di temperatura e di pressione. In altri termini, volessi rappresentare questa trasformazione ad esempio sul piano HS, che risulta essere in questo caso particolarmente utile, quello che avviene è che dalla sezione 1 ci spostiamo nella sezione 2, ecco, in questo modo, con un incremento di entalpia, che è questo, che corrisponde proprio al termine W1 quadro mezzi, secondo una trasformazione adiabatica. Ora, fate con calma, senza fretta. Ok, allora a questo punto si può osservare che questa trasformazione, che chiamiamo trasformazione di ristagno a questo punto, è una trasformazione adiabatica, ma potrebbe essere anche internamente reversibile. In questo caso quindi parleremo di trasformazione adiabatica internamente reversibile. È chiaro che qualora la trasformazione fosse internamente reversibile, la variazione di entropia che qui leggo tra il punto 1 e il punto 2, perché la trasformazione avviene con
un incremento di entropia, questa variazione di entropia diventa pari a zero, perché se è adiabatica e internamente reversibile, allora vuol dire che è un isentropico. Immaginando che la trasformazione diventi un'isentropica, quindi una trasformazione di Ristagno isoentropica, è chiaro che l'entalpia di Ristagno all'uscita sarà sempre la stessa, non sarà differente, ma poiché non abbiamo perso, tra virgolette, energia a causa dell'attrito interno al fluido, okay, la pressione sarà più elevata, perché chiaramente per effetto dell'attrito parte dell'energia diventa calore, giusto? Se questa parte dell'energia diventa calore, non contribuirà all'incremento di pressione. Se invece è internamente reversibile, vuol dire che non c'è perdita di energia sotto forma di calore a causa degli attriti interni, e quindi tutta l'energia disponibile, che ripeto è questo doppio Q1 quadro mezzi, contribuisce a un incremento di pressione. L'entalpia di Ristagno all'uscita sarà sempre la stessa, ma la pressione sarà più elevata. Chiamo P2S, questa isobara, e il punto di uscita lo chiamiamo 2S. Ora, questo aspetto è particolarmente interessante per un motivo molto semplice, perché in tantissime applicazioni pratiche di interesse ingegneristico, evidentemente, come può essere il flusso di un fluido comprimibile all'interno di un ugello, di un diffusore, o anche tra le sezioni delle pale di una turbina, no? Tra le pale rotoriche, quelle statoriche, eccetera, poiché le grandezze di interesse variano principalmente nella direzione del flusso, e poiché questi condotti tipicamente hanno una forma tale da poter ritenere che la trasformazione sia a entropia quasi costante, sostanzialmente, per farla breve, possiamo ritenere, con un livello di approssimazione accettabile, che in molte applicazioni di interesse pratico in effetti ci ritroviamo nel caso isoentropico. Quindi trasformazione di Ristagno isoentropico. E allora in questo caso diventa particolarmente interessante andare ad approfondire il problema, cercare ad esempio di capire come sono legate tra loro la temperatura nello stato 1, per esempio, e nello stato di Ristagno, la pressione, la densità, eccetera, e cercare di capire che cosa avviene quando di fatto un fluido di gas, che abbiamo detto all'inizio della lezione sarà un flusso di gas ideale, fluisce appunto all'interno di un ugello o qualcosa del genere. Allora, è chiaro che trattandosi di gas ideale che segue una trasformazione adiabatica internamente reversibile, le relazioni analitiche che descrivono il tutto le avete già viste al corso di fisica tecnica. Allora, in particolare, essendo un gas ideale, abbiamo l'equazione di stato T per T uguale R per T, e la legge che descrive la trasformazione adiabatica internamente reversibile, P per P alla K uguale costante, dove K è il rapporto tra i calori specifici Cp e Cb. Bene. Allora, a questo punto, volendo per esempio legare la variazione di pressione e la variazione di temperatura, osserviamo innanzitutto che, essendo il fluido di interesse un gas ideale, potremmo scrivere che l'entalpia di Ristagno, se
secondo le leggi dei gas ideali può essere scritta come Cp T0 uguale quindi a Cp per T più W quadro mezzi. Di conseguenza la temperatura di ristagno sarà pari alla temperatura T, che è detta temperatura statica, più il termine W quadro diviso Q e Cp, che è detto temperatura dinamica. Ora, da qui partiamo. In base a quello che avete visto nei corsi precedenti, a fisica tecnica, di fatto, potendo ritenere questo termine in genere nelle vostre applicazioni trascurabile rispetto agli altri termini in gioco nei bilanci di massa, scusate, nei bilanci di energia, quindi gli altri termini in gioco sono la variazione di entalpia, la variazione di energia cinetica potenziale, che in realtà anche lei nella maggior parte delle applicazioni può essere ritenuta trascurabile, l'energia termica e l'energia meccanica scambiata. Quindi nelle applicazioni che di fatto avete visto finora, la temperatura di ristagno e la temperatura statica di fatto coincidevano con una buona approssimazione, ma quando ci spostiamo nel campo dei flussi comprimibili, questo termine W quadro su 2Cp inizia ad avere un peso. Per capire quale può essere il peso di questo termine, immaginiamo un flusso di aria a 100 metri al secondo, ad esempio. Ricordando che nel caso dell'aria Cp è 1001 joule su chilogrammo Kelvin, Cb è uguale 717, se ricordo male, joule su chilogrammo Kelvin. Sostanzialmente la temperatura dinamica sarà pari a 100 al quadrato diviso 2 per 1001. Quindi stiamo parlando di 100.000 diviso 1000, 100.000 diviso 1000 e diviso 2. Quindi di fatto, scusatemi, 100.000, 10.000 diviso 1000 diviso 2, 100 al quadrato. Quindi di fatto stiamo dicendo che con buona approssimazione questa temperatura dinamica è dell'ordine dei 5 Kelvin. Questo significa che un flusso d'aria che sia a 20 gradi Celsius e che viaggia a 100 metri al secondo con una temperatura statica di 20 gradi Celsius, ripeto, in realtà ha una temperatura di ristagno di circa 25, e 5 su 20 ovviamente non è assolutamente trascurabile. Allora, questo per capire quale può essere il peso di questo termine nelle applicazioni di interesse. Considerate che 100 metri al secondo è più o meno Mach 0,3. Quindi in questo ambito, nell'ambito dei flussi comprimibili, noi saremo a velocità sostanzialmente di 100 metri al secondo o superiori, va bene? Quindi almeno avremo almeno un contributo di questo tipo sulla temperatura di ristagno. Tutto chiaro? Avete dubbi? Ok. Bene, allora, nota la velocità, io sono in grado di appunto calcolare la temperatura di ristagno conoscendo il tipo di fluido attraverso il Cp. Se riesco a collegare la pressione e la densità, che sono le altre grandezze che mi interessano, alla temperatura, allora potrò calcolare la pressione di ristagno, la pressione statica, la densità di ristagno e la densità statica attraverso delle correlazioni analitiche, che sono quelle tipiche della trasformazione adiabatica internamente reversibile. Allora iniziamo a vedere la pressione. Per trovare la pressione
ricavo dall'equazione di stato dei gas ideali l'espressione del volume specifico che vado a sostituire all'interno della P per V alla K uguale costante, ottenendo P RT su P alla K uguale costante, già che R è pure lei una costante, no? Ed è, dipende dal tipo di gas che stiamo considerando. Sostanzialmente quello che otterrò è che P alla K diviso P alla K-1 è uguale a una costante, di conseguenza P0 su P è uguale a P0 su T elevato alla K-1. Quindi questa relazione qui, che è la relazione della adiabatica internamente reversibile, mi consente di legare pressione statica, pressione di ristagno attraverso alla temperatura statica e temperatura di ristagno attraverso appunto questa relazione. In modo analogo allora facciamo una cosa, conserviamoci questa relazione di qua. Ok. Dopodiché abbiamo scritto che P0 uguale a T più W4 più W5T. Ecco. Vediamo di trovare un'espressione per la densità. Allora, nel caso della densità, scriviamo qui P per V alla K, posso scriverlo P su rho alla K uguale costante, okay. E a questo punto, siccome ho trovato anche l'espressione prima della P, anzi T alla K su K-1 su P uguale costante, posso sostanzialmente prendere la pressione e inserirla qua dentro. Questa l'abbiamo ricavata prima, no? Quando abbiamo scritto questa. Bene. Prendo questa espressione, la metto qui dentro, ottenendo T alla K su K-1 diviso ρ alla K uguale costante. Di conseguenza risulta evidente che ciò che ottengo è che T alla 1 su K meno 1 diviso ρ è uguale a una costante. In altri termini sto dicendo che ρ0 su ρ è uguale a T0 su T elevato alla 1 diviso K meno 1. Chiaro, vabbè, queste sono cose che già dovreste sapere, forse non le ricordavate probabilmente, però ecco, immagino non sia necessario star lì a, come dire, ad approfondire più di tanto, diciamo. Allora cancello qui sulla destra nel frattempo. Ecco qua. Sì. Bene. Un'altra cosa
Un altro parametro che ci serve per studiare i flussi di fluidi comprimibili, oltre a ovviamente le grandezze degli stagni e le varie relazioni che utilizziamo per legare le grandezze statiche alle grandezze degli stagni in termini di temperatura, pressione, eccetera, ci interessa il numero di Mach, che è un parametro particolarmente importante, già che quando una piccola perturbazione locale viene generata all'interno di un fluido comprimibile, questa perturbazione, che è un'onda di pressione, propaga all'interno del fluido stesso ad una velocità che è la velocità del suono nel mezzo. Ora, perché nei flussi incomprimibili questa velocità del suono nel mezzo non ci interessava più di tanto, non ne abbiamo mai parlato? Beh, perché in un fluido incomprimibile la velocità del suono nel mezzo è infinita. Quindi questo significa che la pressione in un fluido incomprimibile si muove ad una velocità infinita e si muove in tutte le direzioni, perché in realtà non l'abbiamo dimostrato, si può dimostrare attraverso l'equazione della vorticità, che è una cosa che non abbiamo affrontato e non affronteremo evidentemente per mancanza di tempo, perché questo corso è vastissimo, non possiamo affrontare tutti gli aspetti, ma per chi volesse approfondire, a partire dall'equazione della vorticità si può dimostrare che il campo di pressione all'interno di un fluido è governato da un'equazione tipo Laplaciano dP, derivata a seconda della pressione, per intenderci, come fosse la temperatura, va bene, il campo di temperatura. Ebbene, la velocità di propagazione di queste onde di pressione in un fluido incomprimibile è infinita, e giacché il campo di pressione governato e descritto può essere descritto da un'equazione tipo Laplaciano di P, vuol dire che un disturbo locale diffonde, il termine giusto è diffonde, in tutte le direzioni con velocità infinita. Che cosa voglio dirvi con questo? Che la condizione di pressione zero che mettete all'uscita della vostra simulazione del canale in realtà diffonde su tutto il dominio di calcolo con velocità infinita. Quindi, nel caso di fluido incomprimibile, metto la condizione di pressione all'uscita. Vi siete mai chiesti, ma all'uscita che senso può avere una condizione di pressione se sono già all'uscita? No, in base a questo che sto appena dicendo, in realtà interessa tutto il dominio, perché risale la corrente con velocità infinita. Quando tutto diventa un fluido comprimibile, la pressione che voi andrete a mettere all'uscita risale sì la corrente, ma non più con velocità infinita, perché in questo caso la densità diventa un'incognita del problema da determinare. Quindi risalirà con velocità del suono nel mezzo, ma se il flusso è supersonico non ce la fa, viene spazzata via, capite? Allora, tutte queste implicazioni sono particolarmente importanti nella modellazione numerica dei flussi comprimibili, perché vanno a determinare quello che è il comportamento fisico dell'equazione differenziale e le derivate parziali che andiamo a risolvere, e quindi la nostra capacità di imporre opportunamente le condizioni a contorno. Ma non è un aspetto, quello numerico, che affronteremo in questo corso, nel senso che noi guarderemo i flussi comprimibili, cercheremo di capire a livello teorico che cosa cambia se devo fare una simulazione comprimibile rispetto a una incomprimibile, ma poi tenete presente che nella maggior parte delle applicazioni ingegneristiche industriali ovviamente sarete nell'ambito dei flussi incomprimibili. Quando è che magari andrete a vedere flussi, potreste vedere flussi comprimibili? Quando vi spostate nell'ambito dell'aerodinamica,
per esempio nella modellazione, oppure nella modellazione dei motori a combustione interna, nella modellazione dei flussi di compressori turbine dinamici, quindi assiali eccetera, ma è un altro campo rispetto a quello che, in base a quello che state imparando in questo corso, voi andrete ad affrontare nel vostro futuro lavorativo. Cioè, noi stiamo parlando di trasmissione del calore, applicazioni tipiche per esempio potrebbe essere la climatizzazione di un ambiente, capire cosa succede, come diceva il professor Massarotti, quando vado a modellare il flusso nei condotti, vado a capire cosa succede se modello un misuratore, per esempio un CET, no? Quindi c'è contemporaneamente una misura di portata, una misura di temperatura. Queste sono le applicazioni tipiche. Anche l'applicazione del termovalorizzatore che avete visto a inizio corso rientra nei flussi incomprimibili, perché lì la velocità era sì elevata, detto questo poi continuo, era sì elevata, però la temperatura era pure elevata, quindi il numero di Mach nel mezzo è in realtà molto elevato, quindi scusatevi, la velocità del suono nel mezzo è in realtà molto elevata, quindi il numero di Mach era ancora inferiore a 0,3, capite? Quindi anche le applicazioni che possono essere quelle relative a una camera di combustione alla fine sono modellabili come incomprimibili. Allora, questo per inquadrare il problema. Vediamo invece, nel nostro caso, che cosa succede quando invece appunto siamo a numeri di Mach maggiore di 0,3. La prima cosa è definire la velocità del suono nel mezzo, per poter definire il numero di Mach, e avere una espressione che ci consenta il calcolo di questo parametro. Allora, abbiamo detto che la velocità del suono nel mezzo è la di fatto è la propagazione di onde di pressione che sono generate da piccoli disturbi locali. Si può prendere come esempio di un sistema che generi una perturbazione di questo tipo un pistone cilindro, anzi un condotto, non un pistone cilindro, che fatto in questo modo, che abbia sulla sinistra un pistone, e questo pistone si muove con un incremento, un dV, dW, scusate, non dW, costante. Quindi c'è un, come dire, crea un disturbo attraverso questa variazione infinitesima di velocità costante. Allora, se il fluido all'interno del condotto è inquiete, vuol dire che posso descriverlo attraverso la sua densità, la sua pressione e la sua entalpia. Ma queste qui sono grandezze statiche, cioè che ovviamente non c'è il termine di velocità, e di fatto coincidono con le grandezze di ristagno, il fluido è fisso e quindi è quindi. Questa dW genererà appunto quest'onda di pressione che viaggerà nel condotto alla velocità del suono nel mezzo, che chiamo C piccolo. E la zona che è stata attraversata da questa onda di pressione avrà subito una variazione delle sue proprietà, per cui avremo un rho più del rho, un T più del T e un H più del H. Quindi ci sarà stata una variazione delle proprietà. Se prendo come volume di controllo quello proprio a ridosso dell'onda di pressione e mi muovo con l'onda, quindi questo volume di controllo si muove con l'onda, vuol dire che questo volume di controllo che ho tratteggiato qui si muoverà da sinistra verso destra alla velocità del suono, che è la velocità dell'onda, no? Allora, relativamente a lui vedremo della massa che fluisce attraverso le superfici di controllo, quindi entra nella sezione che posso chiamare 1 ed esce nella sezione che chiamo 2,
E questo già mi consente di scrivere un primo bilancio, un bilancio di massa. Il bilancio di massa si scriverà evidentemente m punto con 1 uguale m punto con 2. Possiamo scrivere la portata massica come ρ per la velocità per l'area, dove l'area è l'area della sezione normale, immaginando che sia un condotto circolare, l'area di fatto è questa qui, che chiamo A grande. Allora, quindi scriverò ρ, la m punto con 1, che è questa qua, sarà pari a ρ, perché qui il fluido ancora è indisturbato, quindi mi sto muovendo in questo modo, da sinistra verso destra, ρ, per la velocità. Qual è la velocità? È quella del suono, perché io mi muovo insieme al fronte d'onda, no? Quindi sarà ρ per c per l'area, sarà uguale a, dall'altro lato avrò una ρ che è ρ più del ρ, perché il fluido sarà stato già attraversato dall'onda di pressione. La velocità questa volta è c meno dw. Per l'area, semplifico l'area, sviluppo il tutto e ottengo ρ c uguale ρ c meno ρ dw più c del ρ meno del ρ dw. A questo punto evidentemente posso semplificare a sinistra e a destra ρ c, ma posso anche semplificare del ρ dw perché è un termine di ordine 2, quindi termini che sono un infinitesimo di ordine superiore sostanzialmente posso ritenerli trascurabili rispetto ai termini di ordine 1, cioè del doppio più e del no. Di conseguenza quello che ottengo è che ρ del doppio più è uguale a c del ρ. E questo viene fuori dall'equazione di conservazione della massa. Allora, arriviamo all'espressione della velocità del suono, poi facciamo una pausa, va bene? Allora, se vado a scrivere invece il bilancio di energia, potrò scrivere, evidentemente, che la grandezza entalpia di ristagno H01 dovrà essere pari ad H02, cioè l'entalpia di ristagno a destra e a sinistra sarà la stessa. Ora a destra avrò H più la velocità che è C 4 mezzi, a sinistra, quindi di qua, avrò H più dH e la velocità sarà invece c meno dw in tutto al quadrato diviso 2. Ok? Quindi questo è H01. E questa è evidentemente H02. Sviluppo al solito il tutto facendo tutti i passaggi per maggiore chiarezza. H più C 4 mezzi uguale H più DH più C 4 mezzi più DW al quadrato mezzi meno 2 C DW diviso 2 e semplifico H con H C quattro mezzi ed inoltre trascuro i termini di ordine superiore al primo.
ottenendo l'espressione dH uguale a C dW. Bene. A questo punto si può ritenere che dal momento, vedo che state ancora scrivendo, quindi aspetto un attimo. Tutto chiaro finora? Avete domande? Qualcosa che non avete capito? Allora, dicevo, dal momento che quest'onda di pressione determina delle variazioni di locali di pressione e di temperatura di fatto trascurabili, già che presenta una piccola ampiezza quest'onda, possiamo ritenere con buona approssimazione che il processo di propagazione dell'onda sonica, ecco, questa è un'onda sonica, sino ad ora non abbiamo utilizzato questo termine, ma forse è opportuno utilizzarlo, la propagazione di quest'onda sonica sia un processo di fatto isoentropico. Ok? Se è un processo isoentropico, allora vuol dire che dalla seconda legge di Gibbs posso scrivere che TdS è uguale a dH meno B del P. E ovviamente essendo isoentropico TdS è pari a 0, quindi dH è uguale del P su Rho. E questo è un dH a entropia costante. Allora, questo significa evidentemente che l'espressione che stiamo cercando di determinare per il calcolo della velocità del suono nel mezzo è un'espressione che è ottenuta nel caso di processo esentropico, cioè a entropia costante. A questo punto non ci resta che mettere insieme tutto. Per esempio, abbiamo questa espressione 1, questa 2 e questa 3, in modo da essere più chiaro. Uguaglio evidentemente la 2 e la 3 ottenendo che C dW uguale a dP su Rho. E qui posso ricavare che Rho dW è uguale a dP su C. A questo punto non mi resta che andare a sostituire nella 1 e ottengo che questo dP su C è uguale a C del Rho. Ovvero in altri termini dP su del Rho a entropia costante di fatto è uguale alla velocità del suono nel mezzo al quadrato. E questa è in qualche modo la definizione della velocità del suono nel mezzo. Però a noi serve una relazione che ci consenta il calcolo di questa C. E per determinare questa relazione possiamo evidentemente fare riferimento al fatto che il processo è un processo isentropico, è un processo evidentemente adiabatico e quindi anche lui è governato dalle leggi dell'adiabatica internamente reversibile. In particolare possiamo scrivere che P
sul ρ alla k uguale costante, la p per v alla k, che è p sul ρ alla k è uguale costante, differenziando questo termine, cioè scrivendo d su d ρ p su ρ alla k del d ρ più d su d p p su ρ alla k del p, il tutto deve essere pari a 0 perché p su ρ alla k è una costante. Non ci resta che eseguire queste derivate. Allora, questo è p per d ρ alla meno k su ρ, quindi scriverò meno k ρ alla meno k meno 1 per p d ρ, e questo è il primo termine. Il secondo termine invece è dp su p, che è praticamente 1, quindi 1 su ρ alla k dp è uguale a 0. Mando la lavagna in alto così potete guardare. Allora, questo primo pezzo, meno k ρ alla meno k meno 1 per p, è dp su ρ alla k su d ρ. Per intenderci. A questo punto abbiamo quasi terminato, perché da qui posso ricavarmi di fatto dp su d ρ a entropia costante, sì, certamente, perché quella è la diabatica internamente reversibile, quindi è un'isentropica, questa espressione che abbiamo scritto qui è relativa a un'isentropica. Allora, a questo punto, facendo, scrivendo dp su dρ, che chiaramente, per quanto detto, è un dp su dρ a entropia costante, questo è uguale, allora vediamo un attimo. Allora, k p diviso ρ, allora quello è meno k più 1, quindi fa k più 1 al denominatore, questo lo moltiplico, questo ρ alla k lo moltiplico al primo membro, quindi fa il numeratore, lo porto sotto e diventa ρ alla meno k, quindi meno k, quindi di fatto è uguale a k per p su 1. Facendo alcuni passaggi e ricavando dal quinto il misur del rosso. Va bene? Semplice. Allora abbiamo quasi terminato, perché se sostituisco lì dentro, faccio subito, ottengo che k per p su ρ uguale c quadro. Inoltre ricordo che p uguale ρ rt, per cui P su ρ è uguale ad RT. Alla fine ottengo l'espressione della C come radice di K RT, e questa è l'espressione della velocità del suono nel mezzo. Allora, capite quali sono le ipotesi di base che ci hanno permesso di arrivare alla scrittura di questa equazione? Notiamo che R è una costante e dipende dal tipo di fluido. Nel caso dell'aria R è 287.13, già lo sul filogramma. K è il rapporto tra Cp e Cb, e poiché noi stiamo facendo una trattazione basata sull'ipotesi di gas ideale, ricorderete che per un gas ideale si ritiene che Cp e Cp siano funzione della sola temperatura, ok? E,
di conseguenza K dipenderà solamente dalla temperatura. Poi abbiamo la temperatura, di conseguenza la velocità del suono nel mezzo dipende dal tipo di fluido attraverso R e dalla temperatura attraverso K e attraverso T. In particolare la velocità del suono nel mezzo aumenta all'aumentare della temperatura. Ecco il motivo per cui quando si studia per esempio il caso della camera di combustione del termovalorizzatore, date le elevate temperature era anche molto elevata la velocità del suono nel mezzo. Capite? E di conseguenza il numero di Mach è uguale a la velocità diviso C risultava essere inferiore a 0,3. Il numero di Mach in effetti descrive il tipo di moto che stiamo studiando, infatti se è minore di 1 allora stiamo parlando di un flusso, anzi io aggiungerei a questo punto minore di 0,3, minore di 0,3, diciamo che è incomprimibile, questo abbiamo detto. Minore di 1 il flusso si chiama subsonico, circa uguale a 1 si chiama transonico, uguale proprio a 1 si chiama sonico, maggiore di 1 si chiama supersonico, molto maggiore di 1 si chiama ipersonico. Thank you.